E bentornati a tutti gli amici di Talk Sicilia. Siamo nuovamente qui, raccontiamo il meglio della Sicilia, raccontiamo talvolta anche il peggio della Sicilia, quello che non funziona. Ma oggi andiamo in trasferta perché, come dice il titolo della puntata di oggi, la meccanica quantistica parla siciliano. Io mi devo affidare alle forze, come dire, superiori dell'intelletto per far sì che questa puntata vada in porto tranquillamente perché, signori miei, e signore, soprattutto per essere politicamente corretti, affrontare un ricercatore che si occupa di meccanica quantistica è sicuramente un'opera improba, ma è importante farlo perché Dario Cilluffo, che è con noi, è in collegamento da Yulmo in Germania, è un giovane, dove giovane non è, come dire, un dispregiativo, ma anzi semmai il rimarcare che da giovani si possono fare tante cose importanti. Quindi dicevo, Dario Cilluffo è con noi, collegato da Yulmo in Germania, giovane ricercatore siciliano che si occupa di meccanica quantistica. Benvenuto Dario, grazie al tempo che ci dedichi, che ovviamente stai sottraendo energie e risorse per chiacchierare con noi che non sappiamo nulla di meccanica quantistica, mentre potresti dedicare, come dire, il tuo tempo a ben più preziose ricerche. Grazie a voi per questo invito e per questa occasione di parlare un po' del mio lavoro e di quel che faccio. Sì, è bello parlare con te anche perché comunque ci riempie d'orgoglio il fatto che un giovane scienziato siciliano, palermitano in più, diciamo per chi come me è nato e vissuto in questa città, stia andando a seminare, come dire, semi di ricerca scientifica in giro per il mondo. Ci racconti un poco la tua passione per la fisica, perché la meccanica quantistica è probabilmente il ramo più attuale e più moderno della fisica. Come nasce in te questa passione per la fisica? Beh, in realtà ho cominciato al liceo, sono stato fortunato perché ho avuto un professore che fondamentalmente ha rimesso in piedi un laboratorio di fisica che nessuno utilizzava con noi, con noi studenti, e questo mi ha fatto appassionare alla fisica, in realtà più al ramo sperimentale della fisica, almeno all'inizio. E da lì ho scelto di continuare il mio studio a Palermo, quindi ho conseguito la laurea triennale a Palermo. Anche se è una cosa poco nota, in realtà a Palermo c'è un polo ottimo sia per didattica ma anche per qualità della ricerca. Dopo laurea triennale ho deciso di trasferirmi a Roma e lì ho continuato i miei studi perché ero più attratto dal lato sperimentale della quantistica. A Palermo si fa soprattutto teoria. E quindi poi hai dovuto lasciare un po' Palermo perché, ma tu ci spiegavi che non vuoi essere, quando abbiamo fatto una pre-intervista, tu non vuoi essere considerato un cervello in fuga, perché ci hai spiegato che in realtà la ricerca scientifica, soprattutto la ricerca in fisica, non ha frontiere, quindi è illogico parlare di cervelli in fuga, i cervelli devono lavorare dovunque essi siano, no? Io non sono un cervello in fuga nella misura in cui non ho cercato di restare troppo vicino a casa, insomma son partito appena laureato e poi sono tornato per il dottorato di ricerca, diciamo, queste sono altre vicende. Però non ho deciso appunto di venire adesso qui in Germania perché l'Italia non mi offriva abbastanza o altro, semplicemente ho cercato di seguire il flusso della ricerca che mi interessava. E qui ho trovato una persona che almeno nel campo è molto conosciuta e che può offrire appunto grandi possibilità di crescita. Detto in parole proprio semplici per fare capire a chi ci ascolta, perché ti renderai conto, Dario, che parlare di meccanica e quantistica in un programma televisivo e un programma che va anche in rete non è proprio esattamente una cosa semplice. Ci spieghi esattamente che cos'è? Cerca di farlo con un linguaggio più semplice. Immagina di spiegare a un bambino di 5 anni cosa sia la meccanica quantistica e cosa cercate voi di ottenere. Io ti ringrazio per questa domanda perché in realtà c'è la parte se vogliamo, del problema. Cioè la meccanica quantistica in realtà non è qualcosa di così. È sicuramente lontana dall'intuizione, ma in realtà se uno va a guardare bene quel che c'è sotto, non è neanche qualcosa di così assurdamente difficile. L'unico scoglio è che c'è un po' di matematica. Però io credo che non ci siano ragioni profonde per la quale lei non possa scendere più ai livelli della scuola, e forse sarebbe anche auspicabile.
Chiaramente il linguaggio non può essere quello universitario, e quindi lo sforzo di cercare di spiegare queste cose in maniera, come dire, umana, è uno sforzo che paga, è uno sforzo che va fatto. Se tu mi chiedi cos'è la meccanica quantistica, io posso dirti che appunto è semplicemente una teoria fisica, come ce ne sono tante, che esiste già da un centinaio d'anni, quindi è ben consolidata per tanti aspetti, che si occupa in sostanza di descrivere come si comportano le particelle fondamentali che costituiscono la materia e la luce, in particolare il modo in cui interagiscono e come si comportano realmente. Quello che si scopre scendendo nelle scale di Mendeleev, arrivando fino alle scale atomiche, è che la materia non si comporta più secondo le leggi della meccanica classica, non è più possibile dire esattamente dove si trovi una particella o capire esattamente a che velocità sta andando o entrambe le cose contemporaneamente. E quindi dei concetti classici, come per esempio la traiettoria, devono far posto ad altri concetti un po' meno, come dire, un po' meno concreti o un po' più astratti, a seconda di come lo vedi, che permettono però di fare delle predizioni che sono molto accurate. La meccanica quantistica ha portato alle predizioni più accurate che abbiamo fondamentalmente sui sistemi fisici, sulla natura. Ciononostante Ma detto, detto in abbiamo tante. soldo, ti faccio una domanda, ti interrompo, perdonami, poi continuare la tua esposizione. Ma quindi rispetto a quello che ci hai detto, è possibile che sostenere rispetto, io la butto un po' come dire sul sempliciotto, perdonami, è possibile sostenere quindi che le materie, le particelle elementari, quelle che tu hai citato, abbiano un'anima, si comportano in maniera diversa da un semplice... non è una cosa assolutamente matematica, ma c'è qualche cosa di ancora oggi intangibile che dobbiamo andare a studiare, no? Da scienziato io posso dire soltanto che non lo so. Però già il fatto che tu non sappia se una particella abbia un'anima e si comporti in maniera incomprensibile ancora per noi è una risposta che dà, come dire, spazio ad ampie riflessioni, no? Beh sì, sicuramente. Quello che posso dire è che anche nell'ambito di ciò che lo scienziato si occupa di ciò che si può misurare, ma anche nell'ambito di ciò che non si può misurare, scusa, ciò che si può misurare, ci sono tante cose che al momento sfuggono alla nostra comprensione, e questo è anche uno dei motivi per cui gente come me lavora. Certo, ma sul piano pratico, quali conseguenze hanno le scoperte che fate voi in meccanica quantistica nel nostro mondo reale? Cioè, cambia il modo con cui noi ci approcciamo alla tecnologia, all'applicazione, come dire, materiale della ricerca scientifica? E in che modo può cambiare in futuro? Sì, allora, come ho detto prima, sono circa 100 anni che la teoria quantistica è stata fondata e che comunque passa attraverso l'università, viene insegnata e viene portata avanti. Abbiamo risultati sperimentali consolidati da una cinquantina d'anni, anche prima in realtà, però tutto, ecco, è difficile dare una risposta concisa a questa domanda perché le ricadute sono infinite. Faccio un esempio veramente sciocco, che poi in realtà è abbastanza banale. Tutta la tecnologia che noi abbiamo sui semiconduttori, che sono quello che forma anche il computer tramite cui sto parlando, è una tecnologia che è basata sulla meccanica quantistica. Non c'è alcun modo, tramite la fisica classica, di spiegare il modo in cui il semiconduttore effettivamente conduce, e Aspetta, quindi ci scusami, permette di. Dario, ti prego, puoi rispiegare un attimo questo concetto? Quindi tu stai sostenendo che i computer con cui lavoriamo, cioè oggetti, utensili di uso quotidiano, funzionano rispetto a principi che ancora non conosciamo del tutto. Quindi c'è ancora da capire come riusciamo a far funzionare questi computer, le potenze di No, calcolo, potranno... questo l'abbiamo capito. Quello che sto dicendo è che il modo in cui tu puoi spiegare come fa un semiconduttore, che è la base di tutti i circuiti che abbiamo intorno, a funzionare, è basato sulla meccanica quantistica. Non si può descrivere con l'elettromagnetismo standard, normale. Ho capito. Ci siamo imbarcati in un concetto veramente complicato, è veramente dura di dire questa materia. Ma poi ci sono anche,
Con la meccanica quantistica sono stati introdotti nuovi concetti che però molto spesso finiscono alle mani di, chiamiamolo così, pseudocomplottisti, per cui dalla meccanica quantistica si parte, come dire, a una visione quasi divina della materia. Per Sì. esempio, c'è questo concetto difficilissimo a spiegare, e ti pregherò di farlo, dell'entanglement, che per molti diventa quasi una prova mistica dell'esistenza divina della materia. Ci spieghi anche questi concetti che appartengono, vuoi dire, alla ricerca basica della fisica quantistica? Sì, in particolare esperimenti sul tangle quantistico sono quelli che hanno, c'è cioè la motivazione dell'ultimo premio Nobel. Appunto, Anton Zeilinger ha fatto uno dei primi esperimenti, Aspect per esempio. Allora, in realtà il concetto non è neanche così complesso, ma anche lì la teoria dei limiti, e ci sono delle cose per cui è difficile chiedersi, ecco, non è facile dare la risposta al perché succedono, però sappiamo descriverle, quindi sappiamo come avvengono, che poi è la grossa differenza, se vuoi, tra la scienza e la filosofia della scienza. Quando tu hai un sistema quantistico, può essere per esempio un elettrone, è una, quindi tipicamente una particella molto piccola che si comporta in maniera curiosa rispetto a quello che noi ci immaginiamo nel mondo classico. In particolare un elettrone, e questo lo sappiamo anche dalla fisica classica, da un centinaio d'anni, ha una proprietà che si chiama spin. Fondamentalmente l'elettrone è come una piccola calamita, che ha un campo magnetico, si può orientare lungo due direzioni, come un nord e un sud. Noi possiamo prenderne due e farle interagire tra loro. Quando loro interagiscono, possono andare in uno stato che è qualcosa di più complesso qualcosa di più complesso rispetto al singolo stato di uno e al singolo stato dell'altro. E E sarebbe che c'è questo un'interazione. l'entanglement? No, l'entanglement, allora, una volta che tu hai queste due Sì. particelle insieme, tu puoi pensare per esempio di misurare l'orientazione di questa freccia, di questo spin, di questo grado di libertà. Ci sono degli esperimenti che lo fanno. Se tu prendi ora queste due particelle, dopo che hanno interagito in un certo modo, e le separi, e ne spari una sulla Luna, per esempio, e una la tieni qui sulla Terra, appena tu supponi che siano in uno stato particolare dopo l'interazione, quello che succede è che la misura effettuata su una delle due particelle influenza istantaneamente il risultato della misura, della stessa misura su un'altra particella. Scusami, com'è possibile che questo accada? Quindi tu mi stai dicendo che due elementi a distanza di milioni di chilometri si influenzano reciprocamente? Sì, in qualche modo sì. È come se Beh, è come però hai se. visto che poi alla fine anche la scienza dà risposte che ritornano, come dire, buone per il mondo esoterico e complottista, perché è il concetto del tutto unito, no? Del tutto che si tiene. Cioè sono i principi esoterici base queste, ma non è che alla fine poi la scienza arriverà, come dire, a unirsi a Dio e darci una risposta definitiva su quello che siamo e che cosa stiamo vivendo in realtà in questo mondo meraviglioso che comunque lo si guardi è sempre bello, cioè al di là del fatto che siano atomi, elettroni piuttosto che bosoni. A questa domanda da scienziato non so E rispondere. certo, per questa è una domanda che dovrei rivolgere al professore di filosofia, ma a Yulmo so che c'è una buona cattedra di filosofia pure. Quindi magari la prossima puntata vedi di trovare uno studente siciliano, un ricercatore siciliano che si occupa di filosofia e facciamo, come dire, un confronto tra fede e scienza pure, fede, pensiero e scienza. Ma detto questo, me lo spiega allora questo concetto di entanglement? Perché io ho cercato tante volte, l'ho seguito, ho letto un sacco di libri, però non mi è mai risultato molto chiaro. Però credo che sia uno dei principi cardine della meccanica quantistica, o comunque uno dei suoi effetti più facilmente misurabili dal punto di vista scientifico. Sì, si riesce a misurare come, appunto, si tratta di una correlazione tra due particelle, che non è, tra due sistemi fisici in generale, che agisce non localmente, quindi che agisce indipendentemente dallo spazio che si trova in mezzo a queste due particelle, indipendentemente dalla separazione tra questi due sistemi. Ah, quindi è l'esempio che mi hai fatto di due particelle che vengono mandate una sulla Luna e una sulla Terra, quindi è
Vedi, a poco anche i giornalisti arrivano a comprendere i segreti della meccanica quantistica. Guarda, Dario, il tempo a nostra disposizione sta volando perché, nonostante la complessità della materia, io devo dire che sono appiccicato al monitor per ascoltare le tue parole, che quindi mi abbevero a questa fonte di saggezza infinita che ti ringrazio di aver portato qui con noi. Io però ora farei un passo, un piccolo passo indietro. Perché secondo me non è il caso di approfondire ancora di più il concetto di meccanica quantistica. A me piacerebbe che tu raccontassi la tua esperienza da uomo che ha lasciato la Sicilia e si è trasformato in Germania. Non sei più l'emigrante però del secolo scorso con la valigia di cartone che andava come dire, a zappare le mine della Ruhr, a costruire bulloni, a montare, a vitare bulloni nelle fabbriche di Monaco. C'è questa nuova emigrazione intellettuale, al di là del fatto che tu ci hai spiegato che comunque la scienza non ha confini e comunque dove si viva va bene così. Però, insomma, la tua emozione da uomo piuttosto che da scienziato a vivere in Germania e aver lasciato la tua Sicilia, cioè, che cosa ti manca, che cosa non ti manca della Sicilia, che cosa invidi alla Germania e che cosa detesti del paese che oggi ti ospita? Ah, questa È è una bella un set domanda. di domande molto complicato, ma così per lasciarti dare, come dire. Più complicato della meccanica quantistica. E beh, questo sì, perché questo è come dire, devi metterti a nudo e raccontare le tue emozioni, no? Sì, allora devo dire che io non. Io sono stato, come ho detto, vissuto all'estero più volte in passato, cioè sia all'estero che fuori dalla Sicilia in realtà, e quindi in Italia. Devo dire che mi sono accorto sicuramente mi sono accorto di tanti difetti che abbiamo in Sicilia e che abbiamo in Italia, ma mi sono accorto pure di tante cose che alla fine sono più normali di quanto noi di solito non immaginiamo. Ciò nonostante è sempre giusto aspirare ad avere il meglio assoluto, non è una cosa che muove sempre ogni uomo. La Sicilia sicuramente mi manca, è la terra in cui ho vissuto per gran parte della mia vita, ci sono i miei genitori ancora lì, ho degli amici, dei parenti che abitano ancora lì e quando posso tornare torno anche volentieri. Quello che sicuramente non mi manca è il clima siciliano, in particolare quello estivo, perché io sono una persona che ama il fresco. Quindi Però il mare, la mancanza del mare si sente, anche a livello psicologico. Vedere che in fondo all'orizzonte c'è il mare, è qualcosa che. ma per esempio ora diciamo siamo in una fase proprio poetica e pittoresca della tua una conversazione quasi intimista, ma per esempio uno scienziato come te quando guarda il cielo, guarda il mare, cioè, riesci a staccare, come dire, le tue competenze, i tuoi livelli di conoscenza è avere soltanto un occhio estetico e basta, cioè guardare soltanto per quella che è la percezione immediata dal punto di vista, come dire, naturalistico. O c'è sempre, come dire, il ritorno, come dire, il computer del cervello inizia a mettersi in moto e inizia a calcolare le traiettorie, le distanze, la posizione degli astri, perché poi, insomma, in realtà pure questo fa parte del calcolo che voi fate quotidianamente studiando la fisica. Sì, riesco a staccare, sì. mi capita Quindi spesso. la risposta è anche i fisici hanno un cuore. Sì, io sono un fisico teorico, quindi diciamo che il mio laboratorio l'ho sempre nella mia testa. Quindi Questo è molto bello. è facile mettersi a lavorare anche quando non dovresti. Alle volte bisogna anche controllare questa cosa. Però apprezzo l'estetica, io, questa è diciamo, una cosa personale, io adoro la storia, l'arte, anche le piante, non mi pongo troppe domande su come fa un edificio come la cattedrale di Palermo a star su, mi piace vederla per quel che è, quindi sì, riesco per fortuna, credo che la vita sarebbe molto, molto complicata se non riuscissi. Però diciamo c'è anche una missione che tu devi portare avanti, no? I prossimi, secondo te, quali saranno le. Ritorniamo un pochettino all'indagine sulla meccanica quantistica. Secondo te, quali saranno le prossime scoperte a naso, spannometricamente? Quali sono i confini che dobbiamo ancora superare di conoscenza? Cioè, fin dove ci possiamo spingere e quali sono le cose che stiamo per scoprire? Beh, ovviamente.
Tu fai parte del circuito internazionale dei ricercatori di meccanica quantistica, quindi immagino che ci saranno dei boato sulle cose che stanno emergendo in questo periodo. Beh sì, in realtà sì, in questi ultimi 5 anni si è puntato molto sulle applicazioni della meccanica quantistica, in particolare quella che si chiama computazione quantistica. Come ti ho detto prima, i computer che utilizziamo oggi hanno una tecnologia che si basa su quello che sappiamo sulla meccanica quantistica. Ciononostante noi non utilizziamo in realtà il potere della meccanica quantistica per fare calcoli. Mi spiego un po' meglio. Quando tu sai che si sa che l'informazione che noi processiamo dentro i computer è fatta di zeri e uni, Sì, che un sistema vengono, binario. esatto, che interagiscono dentro i circuiti e i circuiti fanno cose con questa informazione e ce la restituiscono rielaborata. Fanno somme, differenze, divisioni, quel che devono fare. E su questo poi ne costruiamo tutto, compreso il programma con cui stiamo parlando. I sistemi quantistici hanno una caratteristica particolare, ne hanno parecchie, ma in particolare una. Il fatto che è possibile, e si fa in laboratorio, quindi cioè non è solamente teoria, si può costruire in qualche modo un sistema che funzioni come lo 0 e l'1 binario. Ma si può mettere, questo sistema si può costruire in modo tale che sia in sovrapposizione tra 0 e 1, quindi né 0 né 1 o tutti e due insieme. Incredibile. Questo Quindi si significa che amplificherà la potenza di calcolo in maniera esponenziale. in linea di principio sì, cioè si possono utilizzare questi sistemi in sovrapposizione per riuscire a fare, per esempio, contemporaneamente il conto che tu vuoi fare con l'input 0 e con l'input 1. Ciò però richiede una macchina che sia capace di processare questa informazione senza distruggerla, perché come vedi la realtà macroscopica che ci circonda non è sovrapposizione di qualcosa, questo libro qui dietro sta qui dietro, non si trova contemporaneamente da un'altra parte. Quindi bisogna far sì che i sistemi con cui noi manipoliamo questa informazione la conservino, in questo stato, non la distruggano. Non la E che poi manipolino. restituiscono delle risposte a noi che siamo dei sistemi classici. Quindi Dario, non è io ti facilissimo. ringrazio del tempo che ci hai dedicato. Il tempo è scaduto, è stata una chiacchierata molto interessante. Io, diciamo, ancora ho molte lacune in meccanica quantistica, non immaginavo di poterle colmare tutte oggi con te. Grazie del tempo che ci hai dedicato. Allora, in bocca al lupo, crossfinger e buona ricerca a te e a tutti i ricercatori italiani nelle università tedesche. Grazie a Grazie mille. Dario e un saluto a tutti i nostri spettatori. Buona giornata e alla prossima edizione di Talk Sicilia.